presso un convento davvero in male arnese. Se i primi 45 sono stati da generale sonnecchiata, ci si aspettava una ripresa quantomeno al piccolo trotto, ma nessuna delle due squadre se la sente di rischiare e la partita diviene addirittura al passo. Il Taranto, che sin dalla vigilia aveva espresso perplessità sulla designazione di Felicani, che aveva arbitrato anche l'andata, tira invece un sospiro di sollievo quando al 12° l'arbitro sorvola su un presunto aggancio partito da Gadda all'ultimo istante. Poi al 21° l'episodio, la svolta della partita. Da Tovalieri a Lorenzini che va sul fondo e crossa. Bertarelli è sulla traiettoria, ma Cossaro lo sbilancia. È rigore tra mille proteste, ma il rallenti, attenzione in basso a destra, conferma che Cossaro ha strattonato per il braccio l'attaccante biancorosso. Tovalieri, sino a quel momento evanescente ed un po' egoista, firma la rete del successo e nei restanti 24 minuti si darà un grande fare. Il Taranto sostituisce due uomini, prova a dare consistenza alle sue azioni e ancora Lorenzini scrive il suo nome nell'albo d'oro della partita, davvero povero di annotazioni, salvando sulla linea un colpo di testa. C'è ancora il tempo per un paio di contropiedi dell'Ancona, fiacchi e senza la dovuta determinazione, e per annotare un serio